Cari amici di Fisiovit, è con grande piacere che vi invito allo studio e alla visione del corso Neuroanatomofisiologia del movimento. È un corso completo che parte dal midollo spinale, dal tronco encefalico, dal diencefalo, dal telencefalo e dal cervelletto per delineare in queste strutture anatomiche le proprietà funzionali legate appunto alla genesi e alla estrinsecazione del movimento umano. Parleremo poi delle aree cerebrali, dei sistemi di controllo motorio e dei sistemi discendenti, dei riflessi e della coattivazione alfa-gamma e chiuderemo il nostro corso dando uno sguardo ai neuroni a specchio. Se lo schema che state osservando vi sembra complicato, sappiate che lo scopo di questo corso è di rendervelo semplice e descrivibile una volta che avrete completato tutti quanti i moduli del corso Neuroanatomofisiologia del movimento. Conoscere l'anatomia e la funzione è fondamentale per comprendere quando questa anatomia e questa funzione sono danneggiate e cosa accade nei casi di patologia. Quindi con grande piacere e con una punta di orgoglio vi invito allo studio di questo nuovo corso targato Fisiovit.